quinto, gran gara comunque per e lui. Adesso se non salta non so cosa Primarenco, succede poi. Beh, è finita la gara. No, capito. Vabbè, torniamo su il 5000, anche se non è successo nulla, è successo niente. Si è portato avanti Tadesse, ma non ha tirato poi di fatto. Chimiani schierati a pettine. Mottran che comincia a risalire all'esterno. Ciotti viene applaudito dal gruppo italiano. Ed ecco il signor Krimarenko. Se fa questo salto è medaglia d'oro, altrimenti medaglia di bronzo. 2800 metri nei 5000. E si continua ad andare molto lenti. Ecco Krimarenko. Va. Agile. Sì! Medaglia d'oro Krimarenko! Incredibile! L'ultimo dei 24 salti a 2.32 dopo 23 errori vale il titolo mondiale. Krimarenko non ci crede. Quello che non è riuscito a Ciotti e a tutti gli altri riesce Krimarenko all'ultima possibilità. Krimarenko è oro, Moya e Rybakov sono medaglia d'argento. Questo è il podio dei mondiali 2005, incredibile davvero. 8.27 intanto è 3.000. Ai 3.000 metri, nei 5.000 non è ancora successo niente, gruppo super compatto. Che gara pazzesca. Ecco qui vediamo Krimarenko, accelera, ha un po' di fortuna ma piazza davvero lui il salto della vita. Krimarenko che aveva vinto il titolo mondiale militare nel 2003 a 22 anni soltanto. Non aveva mai vinto una medaglia importante a livello internazionale, terzo agli europei under 23 quest'estate a Erfurt. E finisce Ciotti, finisce al quinto. Sesto posto, quinto posto. Quinto davanti posto. A Holm e a Voronin. Sì, attenzione, posto. Chi va avanti? Bakken adesso, no? Beh, potrebbe andare a farsi vedere Bakken davanti. Guarda. Ventaglio. Bakken ha dato, si è girato verso gli altri e ha detto qualcosa a Sine. Ah sì, è vero. Ha fatto un segno, ha detto qualcosa a Sine. Poi si mette davanti a tirare. Sine lui si incolla dietro. Che voglia fare. No, non mi dire che ci. Non è che è lo stesso manager. Non è che sia manager Hermes. E che Bakken faccia da lepre per Sine. Vabbè, ma cosa può fare Bakken? Può fare un 400, un 500 metri. Krimarenko, signori, medaglia d'oro nella gara più incredibile che ricordo negli ultimi anni di Saturno. Adesso sta spingendo. Con mestamente fuori. 10.04 sta tirando Bakken, è vero, però sono tutti lì, i keniani sono lì, anche Mottram. Tutti lì, non si muove nessuno. Arriva Kipchoge, c'è con anche Son Gokk, Tariq Bekele, arriva Tadesse. Adesso tre giri la conclusione. Mottram è ancora un po' arretrato, un po' chiuso, dovrebbe venire avanti perché qui adesso 1200 metri ancora una progressione di Bakken, sicuramente sta facendo il lavoro per qualcuno, sì. Perché non è possibile che stia gareggiando per se stesso. Ecco Mottram, arriva Mottram, comincia a risalire. Sì, comincia a risalire sull'esterno con il 2.64, ultimo chilometro, 11.06, 1-1. Arriva Mottram, Kipchoge in situazione di controllo insieme a Sine, dietro c'è Biranu. Deve andare avanti però Mottram. Bekele, e qui anche perché rischia di prendere dei colpi. Stanno andando avanti gli etiopi. Anche Son Gokk si porta sotto, si porta avanti, frenata generale. Uomini a ventaglio. Bakken ormai dovrebbe aver esaurito il suo compito, 800 metri. Sine. Forse farà ancora 100 metri Bakken. Sine marcato ancora stretto dai keniani. Mottram all'esterno cerca di trovare una scia. Ma è un po' bloccato dai keniani Mottram. Sono tutti e tre sull'esterno i keniani. Sì, adesso lì a spazio deve risalire. Infatti lo fa. Forza Craig. Forza, non mollare quella posizione adesso.
Bakken ancora. C'è anche Al Utaibi, l'arabo saudita, in quarta posizione. 1 e 2. Bakken continua a spingere, attenzione a Sine, Sine che accelera. Sine lancia una progressione lunga. Sine accelera, seguito da Kipchoge. Sine, Kipchoge. Motram, attenzione anche, Tariq Ubekele viene avanti. Motram c'è. Motram è lì, forza Crane, non mollare. Ultimo giro, Sine, Songok. Craig. Sine, Songok, Craig, all'interno c'è l'altro keniano, all'interno c'è Kipchoge. Vediamo gli ultimi 300 metri. Sine, Sine prova a partire, ma non lo lascia Kipchoge. Motram sull'esterno, forza Limo Craig all'interno, dietro. Motram in situazione molto buona qui, però o passa o si mette in scia agli altri. Forza, passa, vai. Passa Motram, cerca spazio Limo che però non lo trova, lancia involontariamente Sine. Sine, riesce Motram Sine a passare. Partito. Sine riesce a partire, Motram è all'interno. Kipchoge e Limo. Kipchoge salta Motram. Sime. Attenzione a Sine che ha preso un bel vantaggio. Sine, Motram sembra tagliato fuori dalla volata. Sine, Kipchoge, arriva Limo, arriva Benjamin Limo di grandissima carriera. Benjamin Limo, incredibile. E prende il bronzo. E prende il bronzo Motram. Motram ha preso il bronzo. Benjamin Limo ha vinto il titolo mondiale. Secondo è Sine, terzo Craig Motram. Alla faccia di chi dice che i bianchi non possono competere con i neri, anche nel mezzo fondo. I bianchi seri possono competere. Quelli... Benjamin Limo 13:32:55, Sine 13:32:81, 13:32:96, Motram una volata pazzesca. Però ti posso dire che Sine è un altro che ha gli attributi non alla grande, alla grandissima. Ragazzi, due medaglie d'argento. Possiamo dire però cosa l'avrebbe vinto.